Sono Angelo Piras, chef e patron del ristorante San Domenico, sito nella collina torinese, esattamente a Chieri. Sono qui per proporvi alcuni piatti del mio menù. Saranno tutti di facile esecuzione, in modo che tutti li possano riprodurre con facilità. Ora prepariamo un dolce, esattamente due. Gli ingredienti sono qui, facciamo la crème brûlée, una in due maniere, la catalana e alla liquirizia. Abbiamo dell'essenza di liquirizia, dello zucchero, un pochettino di farina, un litro di panna, mezzo litro di latte e 10 uova. Allora, per prima cosa uniamo un litro di panna, mezzo litro di latte e la portiamo sul fuoco, portiamo a bollitura. Nel frattempo ci prepariamo la base del dolce. Quindi dividiamo i rossi e i bianchi. A questo punto qui uniamo 125 g di zucchero, 60 g di farina e con una frusta amalgamiamo il tutto. Quindi a questo punto il latte ha bollito, lo mettiamo dentro a questo composto velocemente, senza far cuocere l'uovo. Mettiamo poco per volta. Mettiamo il tutto e lo rimettiamo sul fuoco per addensarlo un attimo. A questo punto avete visto, non è rimasto per niente grumoloso. Gli facciamo prendere di nuovo un po' di bollore. Abbiamo il composto della crème brûlée, o anche detta crema catalana. Mettiamo dentro a delle cocottine che cuoceremo poi in forno a 150 gradi a bagnomaria per 40 minuti circa. Una volta cotte bisogna aspettare il tempo di raffreddamento, poi vengono ricoperte di zucchero di canna e gratinate o con un cannello oppure con un ferro caldo apposito per gratinare le creme catalane, altrimenti passandolo in forno con lo zucchero di canna sopra ad alta temperatura, che si creerà questo spessore di zucchero quasi vetrificato. Allora aggiungiamo allo stesso composto della crème brûlée un'essenza di liquirizia che potete trovare benissimo nelle erboristerie. Si aggiunge, si mischia molto bene. Si ottiene questo colore con questo profumo straordinario, che è appunto la liquirizia. Quindi con la stessa base potete usare altri ingredienti, quindi i frutti di bosco, potete usare della frutta, delle pesche, potete unire anche degli amaretti dentro, quindi personalizzarla. Stesso procedimento. Riempiamo queste cocottine. A questo punto andiamo in forno
aggiungiamo dell'acqua fredda, si deve raggiungere la metà della cocottina, facendo in modo che l'acqua non entri dentro. Aggiungiamo dentro, mettiamo dentro anche quelle alla liquirizia. Stesso procedimento, sempre acqua fredda. E si parte. Impostiamo 35 minuti, controlleremo poi successivamente. Dopo 30 minuti di cottura otteniamo questo risultato: crème brûlée alla liquirizia, crème brûlée alla catalana. Lasciamole freddare. Una volta freddate possiamo coprirle con un foglio di pellicola, chiuderle dentro una scatola ermetica, si possono conservare benissimo 5-6 giorni. Qui abbiamo la crème brûlée alla liquirizia, quindi dobbiamo gratinarla. Usiamo dello zucchero di canna grezzo, ricopriamo tutta la base del dolce. Se non avete quello di canna potete usare anche lo zucchero semolato normale. Io cannello sempre con questo piccolo cannello. Se non avete questo potete comprare il ferro apposta per gratinare le crème brûlée, che lo troverete in quasi tutte le ferramenta o negozi apposta dove vendono attrezzature per dolci. Se non trovate ancora quello, in forno a massima temperatura fate gratinare lo zucchero. Questo fa sì che la parte sopra rimanga caramellata e croccante, scalda appena appena la crème brûlée, e la parte inferiore invece è fredda perché è stata precedentemente in frigo. Usiamo del caramello. Mettiamo in un angolino così. Qui abbiamo fatto dello zucchero caramellato, abbiamo usato 100 g di zucchero, 30 g di acqua, l'abbiamo portato sulla fiamma a 180 gradi e l'abbiamo portato a questo colore qua. A questo punto lo fate freddare sino a quando fila. Con due rebbi della forchetta fate dei disegni o su un telo siliconato come questo. Se non siete in possesso di un telo siliconato si può usare o un tavolo di marmo o semplicemente un foglio di carta forno. Qui potete sbizzarrirvi, fare tutti i disegni che voi desiderate, dei cerchi, delle cose parallele o orizzontali, come desiderate. In pochi secondi si fredda. Dopo qualche minuto che avete steso lo zucchero su questo telo siliconato o un foglio di carta forno, con una spatola staccate il tutto. Avete creato una rete di caramello che potete usarla come volete. Io per il momento ne taglio un pezzo in questa maniera qua e decoro questa splendida crème brûlée. Aggiungo per coreografia un po' di zucchero a velo, decorate con qualche lampone e se avete qualche fogliolina di menta non basta. Piatto è finito.